questa puntata di oggi ci occuperemo del Gran Premio Nello Bellei. Siamo arrivati alla 17ª edizione, ci sarà la testimonianza ovviamente di suo figlio Enrico. Poi ci sarà un bel servizio realizzato su due top driver del passato, fatta e realizzata da Enrico Querci. E poi c'è stata un'inaugurazione molto importante proprio in prossimità dell'ingresso dell'ippodromo. State a vedere quello che succederà. Sono in compagnia di Enrico Bellei, stasera ci sarà il Gran Premio che ricorda il suo papà, siamo alla 17ª edizione. Enrico, tu quante ne hai vinti? Ma se non vado a errare, mi sembra di aver letto 10, ma non perché me lo ricordo, perché in realtà l'ho letto stamani, 10 dovrebbe essere. Io pensavo 11. E poi sai, 10-11 fa poca differenza. Anche perché ha vinto talmente tanto, però insomma vincere un Gran Premio che ricorda insomma una persona così importante per te. Ma è chiaro che c'ha un doppio significato, no? Un Gran Premio è sempre un Gran Premio, per di più intitolato al ricordo di mio padre, è chiaro che ci tengo due volte tanto. Senti, Conan OP come sta? Che corsa prevedi? Ma non siamo stati fortunati nel sorteggio. La pista di mezzo miglio, il numero di seconda fila, insomma è una corsa da manovrare, non è una corsa semplicissima. Ci sono 3 o 4 cavalli che secondo me possono puntare al successo. Sarà una corsa tattica. Il mio proprio non è proprio un amante di queste cose qua, però non ne possiamo fare a meno, vediamo di tirare fuori la miglior prestazione. E questo lo può fare un top driver come sei tu? Ma il cavallo in ordine, se c'è il cavallo in ordine ci provo. Senti, che cosa vuoi dire all'ippodromo Sesana che ti ha visto esordire in tutti i sensi? Insomma, è sempre un piacere, ormai hai messo le radici qua, proprio qua. Ci sono nato qua, penso che la mia carriera finirà qua. Speriamo più in là possibile. Speriamo più tardi possibile. Ogni giornalista ha la sua peculiarità ed Enrico Querci ha veramente un grande talento, quello di tirar fuori l'aspetto umano, il lato umano delle persone. Enrico, ci vuoi raccontare questo tuo viaggio nel passato, cercando di raccontare la storia di due top driver? Grazie Barbara, buonasera a tutti. Beh, mi è stato chiesto di raccontare in occasione appunto dell'intitolazione di una via a Vivaldo Baldi le storie di Nello Bellei e Vivaldo Baldi che si sono intrecciate per tantissimi anni nel mondo del trotto, non soltanto di quello di Montecatini ma in quello nazionale. Io ho fatto un attimo una riflessione e ho pensato che i due campioni sono stati raccontati centinaia di volte per le loro vittorie, per i loro successi, per i loro cavalli. Quello che mi incuriosiva era di non conoscere gli uomini, chi erano, qual era il loro carattere, qual era il loro comportamento, il loro rapporto con le famiglie, con i colleghi e tra di loro, tra Nello e Vivaldo. E quindi attraverso le testimonianze dei loro figli ho raccontato queste due storie. Spero che vi piaccia e ho scoperto che qualcuno che vive il trotto da sempre non conosceva certi dettagli, per cui penso che la missione sia compiuta, ma non spetta a me dirlo. Complimenti Enrico. Grazie, grazie davvero, buona visione. Nello Bellei nasce a Modena il 14 ottobre 1930. Il padre emigra per lavoro in Germania e di lui si perderanno le tracce per 40 anni. La madre lo cresce a Gallarate, dove lavora come operaia. Nello studia e frequenta con profitto il liceo classico. La sua famiglia non ha mai avuto legami con il mondo dell'ippica fino a quando Nello non inizia a prendere ripetizioni di greco e di latino da una professoressa, il cui marito è al Liberatore a San Siro. Nasce così per caso la carriera di Nello Bellei, che stacca la licenza di allievo proprio a Milano e da quel giorno costruirà il suo futuro tra i cavalli.
Vivaldo Baldi è nato a Casini di Quarrata il 20 febbraio del 1924. Nel 1946 sposa Leda e nel 1949 nasce la primogenita Loredana, mentre Alessandro arriva 2 anni dopo. Omero, padre di Vivaldo, è il capostipite di una famiglia ippica a tutto tondo che ama vedere raccolta a tavola quotidianamente. Lui a capotavola, i nipoti alla destra, le figlie alla sinistra e gli altri a seguire. Ovviamente non sempre tutti sono presenti per motivi di trasferte, corse e altro, ma questo è il modo di vivere della famiglia Baldi. Vivaldo ha di fatto tracciato il suo destino ancor prima di venire al mondo e inizierà a guidare in corsa appena compiuti i 16 anni, con l'autorizzazione paterna come prevedeva il regolamento. Nello è descritto dai suoi familiari come una persona molto semplice, consapevole delle proprie capacità, ma che non ne fa sfoggio. In Bellei l'umiltà prende per mano la saggezza e anche per questo è una persona ben voluta da tutti. Non lesina consigli ai colleghi che sono in difficoltà con un cavallo, anche se poi quel cavallo se lo può ritrovare come avversario in pista. Nell'ambiente ippico è sicuramente una persona rispettata, ma che certamente non ha messo l'ambizione al primo posto nella sua vita. Nello è un grande osservatore. Vivaldo era una persona dal carattere tranquillo, che aveva i cavalli nel suo DNA. Gli bastava osservarne uno per capire che problema avesse e come lo si poteva risolvere. Era competente e generoso e guardava sempre l'interesse della scuderia e dei singoli cavalli, tanto da cedere senza indugio le redini lunghe al figlio Alessandro, perché a te, di sicuro, questo cavallo non ti piglia in giro. Vivaldo rinuncia nella sua carriera a chiamate importanti, come quella di Mangelli, perché avrebbe dovuto trasferirsi dalle parti di Bologna e invece preferisce restare vicino alla famiglia. Il talento di Bellei emerge quando è già un uomo maturo e il suo primo frustino d'oro è del 1954. Festeggia sobriamente, ma non lo farà più per le altre classifiche vinte negli anni a seguire. La sua vita professionale è girata su 2 perni, la scuderia Chira e Montecatini. La sua fedeltà alla signora Salvini, titolare della Chira, non è mai venuta meno e la scelta di restare con la sua scuderia nella cittadina termale fu per non allontanarsi dalla sua famiglia. In un periodo della carriera, Nello al mattino saliva a Milano per lavorare alcuni cavalli, ma alle 14 era a casa a pranzo con la moglie e i figli. L'inizio della carriera da driver di Vivaldo Baldi è caratterizzato da un brutto incidente. All'epoca si correva all'ippodromo di Prato, a 2 passi da casa, e il giovane Baldi viene investito da un cavallo attaccato. Un'asta del Salchi lo colpisce con violenza in faccia e questo incidente gli lascia la parte sinistra del viso menomata e con una minor sensibilità. Nella scuderia guidata da Omero Baldi inizia la sua carriera anche Nello Bellei. Fu proprio Omero a suggerire il giovane driver alla signora Salvini per aiutarlo a interpretare i cavalli della scuderia Chira. Nello e Vivaldo, quindi, vivono fianco a fianco le parti iniziali delle loro carriere. Si vogliono bene e si rispettano e così sarà per il resto delle loro vite. Curioso il rapporto con i nomi nella famiglia Bellei. Nello, così lo chiamava il popolo degli sportivi e anche i colleghi, ma per la famiglia e gli amici stretti era Ivan, l'altro suo nome di battesimo. Quando nasce la sua primogenita, Nello è a Napoli per guidare nel Gran Premio di Agnano e quando l'ufficiale dell'anagrafe passa in corsia per chiedere a Elda, la moglie, il nome da imporre alla bambina, lei risponde Maria Gloria. Nello rientra da Napoli e corre in ospedale e quando prende in braccio la figlia esclama «Ecco Rossella», che era il nome della cavalla con la quale aveva appena vinto il Gran Premio ad Agnano. E con questo nome è stata battezzata, ma all'anagrafe Rossella è Maria Gloria Bellei. Quando nasce il secondo genito, Elda alza subito le braccia e intima al marito «Questo non lo chiami Steno», che era il nome del cavallo con il quale Nello aveva vinto il suo primo derby. Sulla porta però, invece del nastro azzurro, Enrico è stato accolto dalla ghirlanda vinta da Steno a Bologna nel Gran Premio d'Italia. Vivaldo aveva un soprannome, Decione, perché da ragazzino chiedeva sempre una lauta mancia al nonno materno. I suoi cavalli del cuore sono stati senza dubbio Birbone, con il quale vinse per 3 volte in lotteria, ed Eliano. Dell'Asturrà invece era il cavallo preferito dai suoi sostenitori.
Vivaldo Baldi è stato un grande allenatore e driver in un'epoca ricchissima di talentuosi rivali. Ha vinto 2 frustini d'oro e circa 80 grandi premi. In corsa era scaltro e non guardava in faccia a nessuno, nemmeno al figlio. La sua specialità era quella di rallentare in curva per risparmiare il possibile e poi darsela a gambe levate in dirittura d'arrivo. Era famoso per quella sua tendenza a tirare giù e questo provocava discussioni a non finire con il rivale Sergio Brighenti, altro grandissimo personaggio, che tra l'altro una volta a settimana era a Casini di Quarrata per lavorare i cavalli della Chira. Anche il dualismo tra Nello Bellei e Vivaldo Baldi era vissuto come tale più dai tifosi che dai diretti interessati. Certo, in pista si andava per vincere, per battere l'altro, ma una volta scesi dai rispettivi salchi, i due campioni erano amici. Nello Bellei è morto nel 2006 e al suo funerale hanno pianto tutti, da Nicolino, l'uomo che stendeva la sabbia in pista a Montecatini, ai dirigenti dell'Encat. E affranto dal dolore e in lacrime c'era anche lui, Decione, che lo seguirà 2 anni più tardi. I due uomini, grandi campioni in pista e nella vita, sono stati consegnati all'eternità nella città di Montecatini con l'intitolazione del largo Nello Bellei il 12 settembre del 2020 e di via Vivaldo Baldi il 10 settembre 2022. Per la seconda volta ci sarà una inaugurazione speciale. Una strada verrà intitolata ad un top driver. Era avvenuto per Nello Bellei, adesso è arrivato il momento di ricordare Vivaldo Baldi. Andiamo a vedere. Sabato 10 settembre sono all'ingresso dell'ippodromo Sesane Montecatini dove stasera si disputerà la 17ª edizione del Gran Premio Nello Bellei. Ma questo è soltanto uno dei grandi motivi per cui venire all'ippodromo. C'è veramente una grande sorpresa che vogliamo fare a tutti e quindi a proposito di questo vorrei chiamare in causa il direttore della BU Ippodromi Lorenzo Stoppini che in qualche maniera è colui che farà gli onori di casa. Sì, ma io mi limito solo a ringraziare tutti per essere qua, a quelli che hanno fatto un lavoro di cui dopo parleremo, a quelli che hanno dato una mano a fare questo lavoro e soprattutto al sindaco di Montecatini che ha voluto questa cosa di cui ora parla lui, che è molto più bravo di me a parlare e che ci rende però felici perché riusciamo a onorare delle persone che qua hanno costruito la storia di questo ippodromo. Allora io non sapevo che nel sangue di Luca Baroncini, nonché sindaco di Montecatini, c'è anche il sangue dell'ippica, è una tradizione familiare, tu venivi qui fin da piccolo, giusto? Ma io sto qui davanti, per cui diciamo che sono nato nelle scuderie, tra virgolette. Mio babbo lavorava al totalizzatore e quindi da piccolo io tutti i giorni venivo all'ippodromo. Al di là di questo, ai tempi di Vivaldo Baldi e Nello Bellei non ero probabilmente ancora nato o comunque non ho memoria, però sono cresciuto col loro mito, quindi questo vuol dire quanto siano ancora attuali, ricordati, parte della nostra identità e della nostra storia. Quando decidemmo di intitolare questo spazio a Nello Bellei, ci sarebbe rimasto male se accanto a lui non ci fosse stato anche Vivaldo Baldi. E allora appena Lorenzo Stoppini è arrivato qua, gli ho detto: Lorenzo, c'ho una richiesta, bisogna fare un'altra strada vicina a Nello Bellei con Vivaldo Baldi. E lui mi ha accontentato e quindi ringrazio anche SNAI perché ha reso possibile questa opportunità di oggi. Su Vivaldo c'è poco da dire, è uno che ha vinto più di 5.000 corse, quindi chapeau. Questa rivalità storica che viene tramandata e raccontata, di cui ho sentito anch'io parlare da montecatinese, tra i due in realtà è una storia d'amicizia e di anche promozione della nostra città nel mondo. Quindi io sono qua a dire grazie a Vivaldo, ovviamente a Nello Bellei, oggi c'è il Gran Premio, e nel ricordo fondamentale, e questo è importante penso anche per la famiglia che ringrazio, si è fatto per loro ma anche perché qualcuno che passa di qua si chieda chi era Vivaldo Baldi e gli sarà raccontato anche a chi come me magari non l'ha visto perché era troppo piccolo. Non ci sono più fisicamente ma in qualche maniera rimangono le loro gesta, tant'è vero che qua ci sono 2 ex sindaci, Alberto Lapenna e Giuseppe Bellandi, che vorrei venissero anche loro qua nella foto perché insomma questa non è una... Vivaldo Baldi e Nello Bellei non sono né di Luca Baroncini né di
oggi né di ieri, sono di tutta Montecatini per sempre, quindi è giusto che siano qua a testimoniare che non hanno tempo, non hanno età. E allora volevo chiederti, Beppe, ma tu eri Pernello Bellei o Vivaldo Baldi? Mettiamo subito su un po' di diatriba. Vivaldiano di ferro, però Nello Bellei mi ha messo su zucchi. Alessandro, che si fa quando si parla di tuo padre? Favolosi. Ora ti voglio dire una cosa. Il nonno aveva che coprà, il babbo era a piedi. E il signore, quello di Bologna, disse, ma io lo fo guidare a quel... Il cavallo, disse il nonno, è mezzo mio. E fo guidare io... Questo ragazzo, perché il nonno lo chiamava sempre ragazzo, tutte le mattine il nonno stava sempre sulla poltrona, il Bellei tutte le mattine quando veniva andava e abbracciava il nonno. Io penso pisciasse addosso il mio nonno, capito? Allora... Al cuore non è stato detto. Hai la possibilità, Alessandro? È arrivato secondo nell'Ambletonia in America. Capito? Prima ancora degli altri, insomma. Se permetti voglio ricordarmi anche un'altra cosa, perché hanno corso anche con gli stessi colori in un gran premio, una volta si chiamava il Due Torri, Petra e Pierfranco. Erano cavalli di Nello, uno lo guidava Nello e uno lo guidava Vivaldo, fecero prima e secondo. E quando Vivaldo, Nello disse le parole che usò tuo padre, dice perché lo fai guidare Vivaldo? E se io non li posso guidare tutti e due, prendo il meglio. No, si fa le pariglie. Detto questo, c'è anche Stefano Baldi, qui si parla dell'ultima generazione, insomma, della famiglia Baldi. Quando si parla del tuo nonno ti viene la lacrimuccia? Io avrei voluto imparare un po' di più. Mi è mancato un po' il contatto ippico, perché quando ho preso la licenza lui con me c'è stato poco. Però ho cercato di sfruttare quei consigli che ogni tanto mi dava, era di poche parole, però quando vincevi c'era sempre e sapeva dirti bravo e detto da lui faceva venire un po' di brividi. Grazie. Le parole a volte si dicevano via come il vento, ma adesso invece si parla di parole scritte che rimangono sulla pietra. E qual è la novità che dobbiamo presentare stasera, Luca? Finalmente adesso lo scopriamo insieme. Vai! Finalmente, via privata, Vivaldo Baldi. Il giovedì è pubblica. Fra l'altro volevo ringraziare anche Enrico Querci che ha fatto un ottimo lavoro di presentazione. Devo dire che questo filmato è stato possibile principalmente per le foto che ci ha fornito Rosellini, che è l'archivio storico di Montecatini. E poi le famiglie Bellei e Baldi che invece mi hanno dato degli scatti privati, credo unici, mai visti prima, e quindi c'è stato questo connubio. Ecco. La chiusura a Luca Baroncini. Allora Luca, questo è soltanto l'inizio, speriamo di poter riempire di nomi dell'Ippica Montecatini. Allora no, però è una cosa importante perché ci sono in Italia alcune vie intitolate addirittura a cavalli, mi sembra ci sia Riboda a qualche parte, mentre Largo Nello Bellei credo che sia stata la prima intitolata a un driver e questa probabilmente è la seconda o la terza, quindi questo significa un'attenzione, un legame particolare tra la città e l'Ippica e credo che sia importante sottolineare. Ne parlò all'epoca la Gazzetta dello Sport, quindi insomma è una cosa che non aveva fatto nessuno prima ma che ha un senso molto profondo anche come testimonianza di quello che è per noi l'Ippica. Spero che questo messaggio arrivi al Ministero a Roma così ci dà un po' più soldi per fare qualche gara in più. Siamo partite dai top driver e andremo avanti. Grazie a tutti, grazie! Quindi dopo il primo quarto svelto c'è stata una decelerazione. Il favorito Corsaro Nero Font è in penultima pariglia. Adesso si va di conserva, mano nella mano, con gli Ecroseros. 1:15.4 il primo chilometro. Ha sbagliato Corsaro Nero Font, l'errore del favorito sulla finire della piegata di sinistra. Che continua a galoppare, il favorito non c'è più. E allora si va a 800 metri dalla conclusione, 3/4 di miglio, 1:33, si torna ad accelerare davanti alle tribune, con lì in vantaggio, di fuori da molto tempo Crosero, stampato in corda Canarino Jet, poi Kraken AS con Anopi in terza pariglia. In ultima posizione c'è Cralgido SM, la frazione della piegata in 15:06,
prova ad accelerare, ha sbagliato Kraken AS, muove dalla terza pariglia Conan numero OP, numero 2 squalificato, attacca Crosero Scollier che prova la difesa, arriva Conan OP che dalla sua punta di velocità ma davanti si cambia marcia, 14 e 2 per la dritta opposta, 2 minuti e 3 decimi il miglio, tende a passare Crosius su Collier, possono vincere in molti, in mezzo alla pista arriva anche Conan OP anticipato da City Lux, non c'è spazio per Canarino Jet, tutti in un fazzoletto, chi davanti è stanco ed è Crosius che si getta di galoppo, City Lux è in vantaggio, Conan OP al suo esterno, all'interno si butta anche Canarino Jet, City Lux è davanti, City Lux che vince a 100 contro 1. L'ultimo del campo, l'esultanza di Riccardo Pezzatini. Bene, chi ha fatto i fatti è Riccardo Pezzatini. Riccardo, ma hai fatto un capolavoro, ma che è successo? Raccontami tutto quello che hai vissuto dallo stacco della macchina. Guarda, la soddisfazione è enorme, non importa che te lo dico. Il cavallo è un cavallo che l'abbiamo cresciuto e l'abbiamo rispettato. L'ultima volta Montetini fa una bellissima corsa, sapevo di essere in corsa, ovviamente non per un ruolo da protagonista, però l'ho sempre avuto cattivo, sempre grintoso, io ci ho creduto anche durante il percorso. Volevo ringraziare il suo signore che è mio socio di City Lux, che mi sopporta da tanto tempo, e stasera si è levato anche lui una bella soddisfazione. Direi di sì, insomma. Dottor Bernardini, insomma, se lo merita, gliela dedico questa vittoria. Bisogna dire, è una vittoria inaspettata. Non proprio tanto. Recentemente il cavallo ha fatto un gruppo 2 col numero 10, ultimissimo, è arrivato quinto. Oggi avevo un numero 1 in un gruppo 3, forse poteva migliorare. Bene, bella questa filosofia. Senti Riccardo, quanti gran premi hai vinto tu? Niente, è il primo e per noi è già tanto. A chi lo dedichi? Ma alla mia famiglia, al cavallo, a tutti i miei amici, insomma. Poi in casa, un cavallo che l'abbiamo domato, l'abbiamo plasmato, insomma non ci ha mai messo le mani nessuno, la soddisfazione è veramente tanta. Prima ho detto una forzatura, nel senso 6 mesi fa faceva le reclamare, no, non proprio questo, però insomma non correva con questi cavalli. No, diciamo che di comune accordo con Roberto abbiamo sfruttato il programma, abbiamo fatto le sue chiamate dove ci rientrava bene, però aveva sempre fatto vedere di essere un cavallo di gamba. Ora oggi ha fatto qualcosa di importante e bene così. E siamo arrivati veramente all'ultimo appuntamento di questa lunga estate di Sesana Trotto. Speriamo di poterci rivedere il prossimo anno e speriamo che i contenuti di questo programma, di questa rubrica, possano essere stati di vostro gradimento. Grazie a tutti, a presto!